Oggi vi do la possibilità di comparire in un mio futuro video. Ebbene sì, campioni, facciamo la sfida delle costruzioni, ma indovinerete voi quanto ho speso per ogni sfida. Vi farò vedere le costruzioni, abbiamo una sfida 1, sfida 2 e sfida 3. E per ogni sfida nei commenti dovete dire quanto secondo voi ho speso. Chi azzecca quanto ho speso per ogni sfida comparirà all'interno del prossimo video col proprio commentino. Quindi campioni, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi direi che partiamo dalla sfida numero 1. Solitamente la sfida numero 1 è quella dove spendo di meno soldi, ma comunque dovrete decidere anche quale costruttore ha vinto nelle tre sfide, oltre che dirmi secondo voi quanto ho speso per questa sfida. Ma comunque partiamo subitissimo con la sfida numero 1, perché qua dentro comunque dobbiamo decretare chi è il vincitore della prima sfida delle costruzioni. Calma, quel fantasmino lì è fighissimo e voglio subito andare a vederlo, anche perché, cavolo, ieri era Halloween. E raccontatemi un po' come avete passato l'Halloween. Ma comunque, eccolo qua. La prima costruzione della sfida 1, cioè quella dove solitamente spendiamo di meno. Partiamo comunque da un bel fantasmino, perché mi piace tanto. È molto, 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 molto carino. Poi fa tutto quanto in diagonale, ha le braccine. Quanto sono piccole queste braccia di questo piccolo fantasmino. Mi piace tanto. Anche la coda che va così verso la fine è molto, molto, molto carina. Per poi risalire e avere questa piccola bocca che, gnam, ti vuole mangiare direttamente. Ma che ti vuole mangiare direttamente, ma comunque mi piace tanto, molto carino questo fantasma. Andiamo nella lumaca, che credo che sia la prima volta che vedo qualcuno costruire una lumaca su Minecraft. Diciamo che la costruzione e la cura dei dettagli un po' dovrebbe farvi capire quanto ho speso per queste costruzioni. Diciamo che le teste qua di Steve sopra le antenne sono molto 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 carine, ma tra le due costruzioni preferisco sicuramente per ora il fantasmino del builder verde. Ma ragazzi, qua abbiamo la costruzione del builder rosso, che diciamo che è molto 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 particolare, e questa qui secondo me distrugge le altre due costruzioni. Ricordiamo che ho speso la stessa cifra per tutte e tre le costruzioni, e questo cavallo qua è molto 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 carino. Bello che è fatto in diagonale, così bello che vuole saltare, che vuole correre. Poi in realtà non è un cavallo, ma è un bellissimo unicorno con il corno completamente fatto di ghiaccio. Ed è bello, è bello bello molto carino. Mi piace anche come ha sfruttato i vari colori. Per esempio ha fatto una criniera bella colorata con un sacco di sfumature carine, con anche gli stessi colori sulla coda. Quindi apprezzo molto anche questa costruzione, e io direi che tra queste tre costruzioni, secondo me, e senza ombra di dubbio, e anche secondo me la voterete, vince la costruzione rossa. Ma secondo voi quanto ho speso per questa sfida? Ditemelo nei commenti. Ma andiamo nella sfida numero 2. Qua, ragazzi, iniziano le costruzioni giganti. Partiamo da Vegeta. Beh, direi che già qua il livello delle costruzioni è aumentato veramente tantissimo. Mi piace un sacco il radar di Vegeta che ti dice di che livello sei, ma in sé tutta quanta la struttura del corpo mi piace tanto. Mi piacciono anche i capelli, come sono ben strutturati, e tutto quanto la costruzione è fatta super bene. Ha utilizzato un sacco di blocchi questo costruttore, e la propria costruzione è molto 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 alta, con tanti blocchi diversi, con vari tipi di sfumature. Mi piace che abbia utilizzato il blocco del fungo come pelle. Questo è fatto proprio, proprio, proprio tanto, tanto bene. Bella, come costruzione la approvo tantissimo. Poi abbiamo il costruttore azzurro, che rimane sul tema della sua colorazione e ha fatto uno squalo all'interno dell'oceano. Ma a quanto pare, se non mi sbaglio, mi sembra di vedere che all'interno dello squalo ha fatto proprio una nave. Cioè, ragazzi, all'interno di questa costruzione lui ha fatto una nave dove si può esplorare anche l'interno. E questa roba qua è super bella. Droppiamo via questi e diciamo che approvo tantissimo anche questo stile qua di costruzioni. Quindi, in realtà, si vede che più o meno è uno squalo, ma in realtà è uno squalo sottomarino che è pronto ad attaccare tutti quanti i nemici che avete, ragazzi. Quindi questa è una gran costruzione e anche una grande, grande, bella idea. Carina, ragazzi, questa potrebbe essere apprezzata da tanti. E poi abbiamo l'ultima
costruzione, che tra tutte quante queste, ragazzi, secondo me oggi il costruttore rosso sta facendo un gran lavoro, perché l'idea dello squalo mi piace di più del Vegeta, perché Vegeta ok, è carino, però mi piace anche sia come è strutturato lo squalo che come anche ideato. Però guardate qua, questa è la costruzione di Patrick la stella di SpongeBob, ed è esattamente Patrick la stella di SpongeBob, è bellissimo, cavolo. Poi è perfetto, non vedo neanche un blocco fuori posto, è esattamente fatto al millimetro come noi ci sogniamo Patrick la stella, e a me piace veramente veramente tanto. Però sarete voi a decidere se vi piace più delle altre due costruzioni. Secondo me però nelle prime due sfide, controllando per bene, è il costruttore rosso che per ora sta avendo la meglio. Ma soprattutto, quanto avrò speso per queste tre costruzioni? Scrivetelo nei commenti. Chi indovina comparirà nel prossimo video. Andiamo nella terza sfida. Sfida numero 3. Andiamo direttamente, ragazzi. Qua il livello diventa veramente gigantesco, perché le costruzioni non ci stanno neanche nello schermo per quanto sono giganti. Quello è spaziale. Il costruttore rosso oggi ha fatto veramente paura. Ma partiamo dal costruttore verde, che rimane verde anche nella costruzione perché ha fatto un bellissimo T-Rex potentissimo. Guardate quanto è arrabbiato questo T-Rex. Ma ha fatto anche il piedistallo, molto carina come costruzione. E anche bella anche la struttura del T-Rex, che è bello arrabbiato, è anche bello grande, è tutto quanto sfumato, quei colori verdognoli. Mi piace anche questo piccolo dettaglio, la coda è gigantesca. E anche il fatto che l'ha fatto su un piedistallo a me piace particolarmente tanto. Mi piace anche la struttura della testa, che è un po' più piegata, non è direttamente dritta come tutte quante le altre costruzioni, e ha molti dettagli, anche i denti. Guardate quanto è grande questa costruzione con me a fianco, ragazzi. E questi sono solamente i denti, che sono altri due, tre blocchi, io sono alto due, quindi non oso immaginare quanto sia grande la costruzione in sé, veramente gigantesca. Andiamo in quella centrale. Questa dovrebbe essere una mantide religiosa, è bella potente, ragazzi, mi piace tantissimo. È molto arrabbiata anche questa costruzione, ho paura di essere completamente mangiata da questa costruzione. E poi la cura nei dettagli e nelle sfumature è bellissima. A me piace tantissimo perché è super dettagliata, non c'è un blocco che è fuori posto, ha un sacco di zampine e ogni zampa è nella sua posizione, ma anche le tenaglie delle sue braccia, o non so come definirle, queste cose qua sono pericolosissime. La bocca della mantide religiosa è veramente spaziale, belli anche i dettagli di tutti quanti i vari blocchi che ha utilizzato il nostro amico costruttore. Anche lui, ragazzi, l'azzurro ha detto qualcosa, con questa costruzione ha fatto un gran bel lavoro. Ma il costruttore rosso, ragazzi, oggi ha fatto delle costruzioni gigantesche. Io voglio mettermi solamente sulla spada di questo guerriero, giusto per farvi capire quanto cavolo è grande. Questa costruzione qua è gigante. Ok, però calma, analizziamola per bene, perché qua c'è molto da dire. Abbiamo una spada gigantesca e l'elsa della spada è bellissima. L'elmo di questo guerriero è cattivissimo, ma non solo. Guardate che figo che è il mantello di questo guerriero. È qualcosa di veramente impressionante. Come impressionante tutta quanta la struttura di questa costruzione. È pazzesca. Non lo so, ragazzi, chi è il vincitore di queste tre sfide? Ma soprattutto, quanto avrò speso per questa terza sfida? Scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!